Salve, era neanche un mese fa, quando oramai consuetudine annuale, il FAI, promuovendo il territorio, ci consente di portare alla luce gioielli italiani. Non mi sono sicuramente lasciato sfuggire l'occasione ed eccovi che nel nostro territorio, e cioè l'entroterra siciliano ricco di spunti, vi presento una delle tante dimore storiche. Siamo a Nicosia, in bilico tra i Nebrodi e le Madonie, l'ultima propaggine dell'Appennino Siculo, proprio nel cuore della Sicilia, dove un tempo, grazie alla posizione geografica, la città ha vissuto qualche secolo di fama e dove, grazie alla fertilità dei luoghi, i nobili hanno messo le proprie radici. Oggi, grazie a loro e alla loro eredità che ci ritroviamo, possiamo presentarvi una delle dimore nobiliari che circondano la nostra città, un tempo demaniale, costantissima ed ecumana. Le immagini da me realizzate, vogliatele apprezzare nella loro genuinità, ed il prezioso excursus storico del professore Nino Contino, nicosiano e storico, vi mostreranno la villa speciale dei Duchi di Valverde. Vi auguro una buona visione. Buongiorno, oggi dall'entroterra siciliano vi facciamo vedere una chicca della nobile Nicosia. Abbiamo qua il professore Nino Contino, storico nicosiano, che ci darà qualche cenno a proposito di questa villa. La possiamo chiamare villa, professore? Certamente, villa in senso lato, perché c'è il villino speciale, che originariamente era uno chalet di caccia di fine Settecento, e poi villa perché è circondato da questo magnifico giardino ricco di tante essenze arboree, di alberi secolari, pini, cipressi, querce e poi una grande varietà di fiori. E allora, professore, dicevamo chalet di caccia. Chalet di caccia di fine Settecento, poi trasformato in villino nel 1818, quando divenne la prima residenza del primo vescovo di Nicosia, Monsignor Avarna dei Duchi di Belviso. Il comune, che non aveva ancora dato il palazzo vescovile come nei patti di costituzione della diocesi, affittò questo villino per il primo vescovo e quindi fu ristrutturato, sistemato, e Monsignor Avarna, che fu il primo vescovo di Nicosia, nominato nel 1818, fece addirittura costruire l'attuale via Belviso, che è il suo cognome nobiliare, il suo titolo nobiliare, che porta da questa villa in centro a Nicosia, dove c'è la cattedrale di cui era appunto il vescovo. Dopo il comune cercò altre sedi per il vescovo e questa villa fu trasformata ulteriormente nel 1903, quando un Lodovico Speciale sposò la baronessa Maria Cirino, il cui evento è ricordato in una tabella araldica all'interno della villa. Questo evento, diciamo così, unì le due famiglie nobili di Nicosia, cioè gli Speciale e i Cirino. Da questa unione nacque un altro Speciale, Francesco, il quale Francesco sposò un'altra Cirino, Pierina Cirino, la quale, rimasta vedova, rimase l'unica proprietaria della villa, che, essendo poi morta senza eredi, lasciò a una nipote, all'attuale signora Giaconia, vedova Longo, che aveva appunto sposato un
Longo di Palermo, un gioielliere Longo di Palermo, gli attuali proprietari non sono più nobili, sono dei borghesi benestanti che però hanno voluto mantenere il titolo storico della villa, come si vede nel cancello d'ingresso, lo stemma, e nel cantonale del villino, lo stemma degli speciali, di tutti gli speciali di Sicilia e anche di Nicosia, che è una branca di leone con a destra una cometa. Il leone significa la forza, la potenza, la cometa è una allusione appunto al cielo. Questo c'è in tutti i palazzi di Nicosia, perché gli speciali hanno costruito a Nicosia ben 5 palazzi e diverse ville nobiliari, ville di campagna come questa, ma anche più splendide, più ampie, alcune delle quali sono andate distrutte, altre invece sono tuttora abitate, seppure anche se hanno cambiato proprietà. Tra le più belle c'è questa appunto villa speciale di Monte Oliveto, si chiama Monte Oliveto dall'uliveto che qui esiste. E un'altra villa speciale che si mantiene in ottime condizioni è la villa speciale di Mallia, in contrada Sant'Andrea, che è una bellissima villa Liberty, interamente affrescata con affreschi Liberty della scuola Liberty palermitana. Professore, la interrompo un attimo, ci avviciniamo verso l'ingresso, ma faremo vedere solo l'ingresso perché purtroppo i proprietari hanno dato ordini perentori che l'interno non si può né fotografare né filmare. Va bene. All'interno, poi ve lo racconteremo o ve lo lasceremo solo immaginare. E all'ingresso staccheremo purtroppo questo reportage. Buongiorno. Buongiorno. Questo è lo stemma della famiglia speciale, vedete una branca di leone, la cometa in alto a destra e sormontata dalla corona di barone. Adesso appena escono loro, sì. Rigorosamente e nell'ossequioso rispetto delle norme. Aspetta. Ricordiamo infine anche il sarcofago di Antonio Speciale, figlio del pretore, che oggi è conservata nella chiesa di San Francesco d'Assisi a Palermo, che è anche stata attribuita a Francesco Lavorano. È stato sostituito da delle piastrelle più moderne. Anche nei minimi particolari, nei dettagli, dai vecchi interruttori in ceramica a farfalla. Il pavimento è maioliche di vario colore. Un pochino più recente rispetto al resto. I centrini sono anche questi, quelli originali. Dalle finestre della villa si vogliono dei bellissimi panorami sui resti dell'antica pineta e sulle montagne di fronte, sui nervi e verso le Madonie. Tutta questa pineta fa parte della villa speciale fino in fondo, fino alle prime case che si intravedono, e come vedete è tutto verde, pini mediterranei, Pinus pinea, e molte querce e in fondo
l'uliveto, che dà, come dicevo poco fa, il nome alla contrada. Questo è il cortile della villa, che è ancora col muro di cinta originale, fatto artigianalmente, con i coppi, con le tegole siciliane. Come vedete è ancora un ambiente incontaminato, tenuto scrupolosamente pulito dai proprietari, che lo fanno accudire e pulire da un custode. Attorno ci sono dei manufatti rupestri, per esempio c'è un bel palmento rupestre tutto interamente scavato nella roccia, reperto antropologico di estremo interesse, essendo Nicosia nei secoli una città prevalentemente agricola. La sua ricchezza principale era fondata sull'agricoltura e sull'allevamento bovino e ovino. In questo tessuto prevalentemente agricolo si inserivano poi gli artigiani, i commercianti, e al vertice c'erano i pochi baroni che inizialmente avevano dei feudi fuori dal territorio di Nicosiano. Nicosia era una città demaniale, apparteneva al demanio pubblico, al demanio del re, si autoamministrava attraverso un consiglio eletto dal popolo, che consiglio che a sua volta eleggeva i giurati, cioè gli assessori, che eleggevano un loro rappresentante chiamato sindico, l'attuale sindaco. I nicosiani erano all'esterno filomonarchici, cioè fedeli ai monarchi, ai sovrani di turno, ma all'interno erano repubblicani, e fino a quando hanno potuto hanno mantenuto i baroni lontano dal territorio nicosiano. Questo è il palmento della villa, un palmento interamente scavato nella roccia, le uve pigiate a piedi nudi da adulti, donne e anche bambini. Per i bambini in particolare era una festa, perché si divertivano a trescare in mezzo a giocare. Un pozzo scavato sempre nella roccia, in questo caso è una roccia di arenaria. I graspi, che invece restavano nel pigiatoio, venivano ulteriormente spremuti attraverso un sistema meccanico molto rudimentale all'inizio, e poi in seguito sostituiti da questo torchio in legno e metallo. Il mosto più forte, più robusto, più pregiato, quello che dava colore. A questo punto non mi resta altro che dirvi che questo qua non è stato altro che un piccolo antipasto, e vi invito a segnare sulla vostra agenda Nicosia come una tappa da non lasciarsi scappare. L'entroterra siciliano è quella parte di Sicilia che sorprende. Vi aspettiamo a Nicosia.